Inizialmente si è detto, ne abbiamo parlato anche prima durante il dibattito, assieme a Matteo Renzi è quello che ha spinto di più per No, non mettere in mettetevi piedi. una cella insieme a Matteo Renzi. Beh, insomma, Matteo l'incontro Renzi di gioca la Bibona, partita delle a detta di tutti poltrone. quanti, gli Sì, ma osservatori, è attenzione, stata la c'è una svolta grande per il Movimento 5 differenza. C'è una Stelle. grande differenza. Sì. Matteo Renzi sceglie gli uomini e le donne per le presidenze di Eni, di Enel, di Poste, di Finmeccanica e compagnia cantante. Beppe Grillo non sceglie nulla di tutto questo. Beh, Beppe se non Grillo è ha Beppe una Grillo, è qualcuno visione. dentro il Movimento 5 Stelle che deve Ah, ma scegliere quei nomi, tu però Vediamoci. tu mi hai fatto Certo, la domanda su certo. Beppe Grillo, io ti dico, Beppe lavora sulla, perdonatemi l'espressione forse alta, sulla metapolitica, la parte culturale. L'elevato. Beppe è elevato in questo senso, poi lui gioca molto con me, con i termini, Lo conosciamo tutti, insomma. però che cosa vuole dire? Vuole dire che lui ha una visione e la ebbe un decennio fa, quando cominciò a mettere a fuoco questo strano movimento, ed ebbe ragione lui, sfidando proprio il Partito Democratico. E oggi ha ragione quando dice, guardate che le giovani generazioni andranno in una vera modernità, che non è TAV. La vera modernità è una società ecosostenibile. I miei figli, se oggi tu porti i bicchieri e i piatti o le posate di plastica, i miei figli si incazzano, perché non ne vogliono più sapere di questo mondo qua. E noi dobbiamo costruire quel mondo lì. Dobbiamo costruire un mondo che abbia anche una dimensione di business rispetto alla ecosostenibilità. È una visione nuova, ma con chi la faccio? Con i primi campioni di TAV? Con Chiamparino, La Bressa? La Lega ultimamente si era messa su TAV, No, ma perché appunto inizialmente su la Lega non questo, era su no, io su questo TAV. proprio ti vorrei.